È terminato in parità il primo derby pugliese della stagione, un ghiotto anticipo del prossimo campionato di Serie B. Grande pubblico, elevato il tono agonistico, notevole la determinazione evidenziata dalle due squadre. Spregiudicato il Barletta, sorretto da maggiore caratura tecnica ed esperienza il Bari, che ha dovuto rinunciare allo squalificato Loseto e dall'infortunato Maiellaro. Al sedicesimo il Bari è passato in vantaggio, Monelli ha avviato l'azione servendo Scarafoni, sul gran tiro respinto da Amato è stato Monelli a depositare la palla in rete. Il Barletta ha reagito con vigore, al 32esimo Carruezzo ha costretto Mannini ad una difficile deviazione in angolo. Il Bari si è fatto notare con una punizione di Di Gennaro non sfruttata da Carrera. Al 40esimo il Barletta è andato in gol con Bonaldi, ma l'arbitro ha annullato per evidente fuorigioco dell'attaccante. Dopo 4 minuti è stato ancora Bonaldi a segnare, ma anche questa volta l'arbitro Amendolia, su segnalazione del guardalinee, ha annullato per offside. Nel Barletta, che nel primo tempo aveva perso per infortunio Fogli, in avvio di ripresa si è fatto male anche Bonaldi. Il Bari al 14esimo ha avuto la possibilità di archiviare l'incontro, ma sul tiro a volo di Di Gennaro Amato non si è fatto sorprendere. Alla mezz'ora il pareggio del Barletta sugli sviluppi di un angolo battuto da Pileggi. Magnocavallo è terminato a terra dopo un contrasto con Carrera. L'arbitro Amendolia ha concesso il rigore, trasformato dall'ex Giusto.